un percorso espositivo che unisce due artisti giocando sull'intreccio di due potenti archetipi, Madri e Mari. Al PAN è stata presentata l'iniziativa ospitata dal 24 aprile al 15 giugno, che rientra nel progetto Giro Giro Tondo Cambia il Mondo, realizzato dall'Associazione Culturale Colibrì in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e di Metro Napoli e che coinvolge anche altre realtà dell'economia e della cultura. Sono stati definiti il viaggiatore dell'azzurro e l'artigiana della memoria. In comune hanno lo sguardo rivolto incessantemente alla bellezza, uno per la natura e i suoi potenti segni scoperti viaggiando, l'altro per un femminino visto come condizione archetipica fondata sulla cura, in quanto conservazione della vita. Questi per me li chiamo i santuari, o santuari della bellezza, cioè non santuari nel senso religioso del termine, ma proprio come dei luoghi dove sono stato e dove ho fatto un'esperienza particolare della bellezza. Il concedimento della trasformazione, quindi l'atto creativo che è un atto di trasformazione, è perfetto, perfettamente corrispondente con i processi e le tappe dell'alchimia. Ed al di là dell'occasione espositiva, la rassegna multimediale avrà anche un corredo di incontri, momenti teatrali e laboratori creativi organizzati per bambini, ragazzi, giovani, famiglie e adulti. Un modo per connettere educazione e cultura che per noi diventa parte di un programma di attività culturali per la città, perché la formazione delle giovanissime generazioni è un segno per costruire un modo di concepire proprio la città nel futuro. Io credo che i bambini che passano da qui e che fanno questa esperienza di bellezza e di emozione, della capacità di trasmettere poi agli altri questa emozione sarà la cosa più importante, insomma. Quindi è bello per questo e noi come cultura pubblica dobbiamo assicurare che si formino e vivano esperienze del genere i piccoli della nostra città.